la sovrapposizione dei casi cumulati di coronavirus nei principali paesi europei, con Italia, la retta arancione, e gli altri paesi nell'arco temporale, facendo il punto di partenza il giorno 1 dell'avvio della epidemia nel rispettivo paese. E vedete come ci sia significativa sovrapposizione di tutti gli altri paesi con noi, e addirittura con un'accelerazione molto più significativa, ad esempio, della Spagna. Noi, diciamo, stimiamo allo stato attuale e che abbiamo agganciato a, diciamo, 3 mesi di difficoltà e di chiusura. Non consideriamo in questo ambito la chiusura del resto del mondo, non consideriamo l'ondata di ritorno, non consideriamo un eventuale, peraltro possibile, crollo di fiducia drammatico sul piano dei consumi italiani nel nostro paese. Allora, fatte queste premesse, l'impatto di PIL è 3.1 in una banda di oscillazione che diamo tra 2.5 e 3.5 negativo per il 2020, che, se visto a fianco dell'elevatissimo indebitamento che abbiamo, ci porterà a un rapporto debito-PIL attorno al 150, a livelli mai visti prima, se non in economia di guerra. Tutta l'attenzione oggi è centrata sulla minimizzazione della fase discendente del ciclo, e questo è naturalmente molto importante, ma noi abbiamo bisogno di concentrarci anche sulla fase ascendente, cioè la famosa V o la W o la U, vedremo cosa sarà. Perché? Perché la prestazione dell'economia italiana nelle due crisi precedenti, 2008-2009, 2011-2012, non è stata disastrosa nella caduta, ma è stata molto lenta nella ripresa, e non possiamo permettercelo. E dunque noi dobbiamo immaginare politiche e interventi che ci facciano rimbalzare in modo appunto non lineare. Abbiamo la possibilità di fare un passo ulteriore, e cioè legando appunto foresight e analisi della resilienza, capire che tipo di soggetto vogliamo essere e dov'è la nostra posizione all'interno del sistema. Questo è un sistema complesso in cui c'è il capitale umano, il capitale sociale, cioè le relazioni, il capitale naturale, il capitale economico, tutti elementi che sono duramente impattati da questo shock, e capire dunque come il nostro processo di produzione può cambiare e capire soprattutto come noi vogliamo rispondere in modo sistemico a questo shock come singola impresa e come sistema economico generale.